Innanzitutto lo ringrazio per la presentazione Francesco e anche per la fiducia che mi ha dato, visto che è già la seconda volta che mi invita ad intervenire ad un convegno organizzato da lui. Quello della natura intesa come vegetazione, come flora, nella cultura, nella letteratura, nella civiltà umana, è un tema molto ampio e a tratti anche molto spinoso, molto corposo. Anche il rapporto che la natura ha con la città, quindi natura inserita negli spazi urbani, anche qui è un argomento bello magmatico. Però indubbiamente è innegabile l'importanza che costituisce la natura per l'uomo fin dalle origini della civiltà. Addirittura uno dei fattori usati per definire la nascita di una civiltà è un'operazione fortemente legata alla vegetazione, che è l'agricoltura. Difatti ai tre principali focolai dell'agricoltura nel vecchio mondo sono legate le tre civiltà più antiche, quella sumera, quella egizia e quella della Valle del Tinto. Vi sono diversi ambiti in cui la cultura gioca un ruolo fondamentale per l'uomo. Il primo è quello della medicina. Sin dall'antichità l'uomo ha utilizzato piante, erbe, proprio come rimedio naturale. Purtroppo le hanno usate, come ha accennato prima Francesco, come arma, come veleno. Emblematico è il caso di Socrate, che è costretto ad assumere la cicuta. L'ambito più importante, forse più ricco, però, è quello della religione. Se prendiamo ad esempio solo la Bibbia, vi è una rilevanza incredibile della natura e della vegetazione sin dai primi passi della Genesi. Dio infatti, dopo aver creato cielo e terra, le acque superiori e inferiori, quindi dopo aver creato i confini, fa germogliare la terra, crea le piante e alla fine della creazione crea addirittura un giardino in Eden e, cosa ancora più importante, pone l'uomo a sua custodia. Ovviamente non è finita molto bene, almeno se ci atteniamo alla Bibbia. Ma è anche lo stesso Dio, nell'Antico Testamento, che si manifesta in forme vegetali. Ad esempio appare a Mosè sotto forma di roveto ardente, o nel Cantico dei Cantici, ad esempio, un elemento floreale, come il giglio, diventa allegoria, diventa simbolo della purezza e della verginità che deve avere la sposa. Cambiando invece religione e anche mitologia, nella mitologia nordica, norrena, l'asse dell'universo e del mondo è costituito da un albero, Yggdrasil, che è un frassino. Parlato della mitologia, che può essere considerata come la prima forma di letteratura, e ho scelto due esempi. Il primo è le Metamorfosi di Ovidio, dove appunto gran parte delle trasformazioni si risolve in una trasformazione vegetale. L'esempio più famoso forse è quello di Apollo e Dafne, dove Dafne invoca l'intervento divino e viene trasformato in una pianta d'alloro, ma anche in un ambito meno consono, cioè nell'Iliade, vi è la descrizione dello scudo di Achille. Sullo scudo di Achille cosa ci sono? Ci sono delle scene campestri, delle scene silvane, delle scene agricole. Altro ambito è l'araldica, cioè gli stemmi, e poi anche nel mondo moderno le bandiere, se vogliamo, che vengono costituiti da elementi vegetativi e floreali, o l'architettura, dove la natura ha fornito all'occhio dell'uomo dei decori naturali, come ad esempio l'esempio più emblematico è quello del Capitello Corinzio.
Ultimo ambito che ho scelto è quello dell'onomastica, un ambito, se vogliamo, anche abbastanza banale, perché i nomi di fiori e piante che diventano dei nomi propri di persona o anche dei cognomi, come nel caso che vi sto per fare. Questo è un caso di fitonomastica in cui mi sono imbattuto durante la realizzazione della mia tesi triennale, che verteva proprio sull'onomastica in Giovanni Pascoli, grande cultore di botanica tra l'altro. La poesia si intitola Lapide ed è contenuta in Mirlice. Qui vediamo un nome, appunto, Pia Gigli, nome che è inciso su una lapide. Questo è un nome di invenzione, perché dietro a questa Pia Gigli si nasconde in realtà una Lea Bianchi, che un interesse amoroso purtroppo non finito nel migliore dei modi, durante il periodo livornese del poeta. Ecco appunto il Giglio, che si trova nel cognome appunto Gigli, che richiama tramite il suo candore, il suo colore, il nome originario della ragazza, Bianchi appunto. Ed è proprio questo il fiore, che in realtà non è realmente presente nella vegetazione attorno alla lapide, che comunque è molto varia, ma è virtualmente presente nel nome. Questo è l'elemento più importante, perché è lo stesso Giglio a cui ho accennato prima, il Giglio del Cantico dei Cantici. Anche qua questo fiore rappresenta la verginità, la purezza, l'elezione. E quale fiore migliore per una vergine, per una fanciulla vergine pura di vita e creata a morire? Molto interessante anche il significato che il Giglio ha per Pascoli. In tutta l'opera poetica vi è soltanto un'altra presenza del fiore, sempre in una poesia di Mirlice, quasi coeva a lapide, i Gigli appunto, in cui la visione di questo fiore scatena in Pascoli il ricordo, e il ricordo per eccellenza, perché è il ricordo della madre. Quindi c'è un doppio significato qua, quello della memoria e del ricordo anche, che poi, se vogliamo, è il significato principale del nome, oltre che anche della lapide. Secondo esempio e seconda immagine della natura, questa volta una natura cittadina inserita nella città, ce la fornisce Guido Gozzano, poeta torinese, dal suo poema Le farfalle. Ecco, in una delle specie che è presente è la cavolaia. La cavolaia è una farfalla molto comune dalle ali bianche, che penso tutti noi avremmo visto almeno una volta nella vita. Ecco, il poeta ci presenta una situazione in cui queste farfalle, migrando dai campi, si perdono nella città, cercano ristoro nella città, ma si perdono nel labirinto degli uomini, guardate, dove non cresce un filo d'erba o un fiore. Però Gozzano ci dice che la natura in città è presente, ma com'è questa natura, almeno come la vede lui? È una natura o finta o esotica, oppure ingannevole, artificiale. Finta, come se fosse movente di fiori finti che inganna la farfalla. Esotica, come i mostri di oltremare. Se noi pensiamo ad alcuni alberi come le palme o anche altri alberi non autoctoni della zona che sono stati piantati, l'immagine di mostri d'oltremare ci risulta familiare, mentre per quanto riguarda la natura ingannevole ce la fornisce questo passo: e l'uomo meditò nel fiore l'ultima frode, suggellò il nettare in multiple sorelle mostruose.
Le pieghe vi s'aggirano sui fiori, tentano le azalee di giacinti, ma le corolle suggellate al bacio sono come belle donne senza bocca. Voi sapete che per la realizzazione di alcune varietà di fiori, come ad esempio le rose e i tulipani, tramite il processo genetico si è ottenuta anche la sterilità. O è stato un processo voluto per rendere il fiore puramente ornamentale. E questa è l'ultima frode di cui parla Gozzano. E la natura modificata dall'uomo, la natura che inganna se stessa. E qual è il risultato finale? Un'immagine molto, molto triste. E nel triste detrito che raccoglie la scopa mattinale delle vie biancheggiano falangi di morte. Cioè tutte le farfalle che non sono riuscite a trovare alcun ristoro in città e quindi muoiono miseramente. In questa chiusura si vede anche tutta il sentimento fortemente antiscientifico che permea tutta l'opera di Gozzano. Il rapporto anche natura-città, inteso in realtà meglio come campagna-città, c'è in un altro autore piemontese, Pavese. Addirittura in uno dei suoi romanzi arriva a questa contrapposizione arriva ad antropomorfizzarsi nei due protagonisti di Paesi tuoi, uno che rappresenta le langhe e l'altro che rappresenta la città. L'ultimo autore che ho voluto trattare è un torinese d'adozione, si può dire, Italo Calvino, che sul tema organizzato da noi potremmo quasi dire che ha scritto uno dei suoi romanzi più riusciti, che è Marco Valdo. Marco Valdo può essere letto come una forte critica della città e della società industriale. È stato scritto negli anni 50. Questo stupisce ancora di più perché allora non c'era la sensibilità che c'è oggi per il verde urbano, per l'allontanamento delle fabbriche dalla città, per la riqualificazione dei quartieri. Chi è Marco Valdo? Marco Valdo è semplicemente un uomo di campagna che si trasferisce in città, ma mantiene l'occhio per la natura. Lui è un occhio poco avvezzo, appunto, ho scelto questo passo, un occhio poco adatto alla vita di città. Invece una foglia che ingiallisse su un ramo, una piuma che si impigliasse in una tegola non gli sfuggivano mai. Il protagonista quindi si stupisce per ogni manifestazione della natura in città. Ma c'è un problema: com'è questa natura? È sempre connotata negativamente. Perché i funghi che Marco Valdo trova su nei uoli in città sono funghi velenosi. La pesca che lui effettua in un fiume è infruttuosa perché il fiume è inquinato. Il coniglio che la famiglia riesce a catturare è un coniglio, anche qui, velenoso perché è sfuggito ad un laboratorio dove effettuano esperimenti sugli animali. Quindi anche nel giorno d'oggi la visione di una società sostenibile dove l'uomo rispetti la natura potrebbe apparire un po' come un'utopia. Questa rappresentazione utopistica Calvino l'ha messa in scena in un altro romanzo che è Il Barone Rampante, che penso ognuno di noi avrà letto, se non l'avete letto ve lo consiglio, in cui abbiamo due protagonisti. Uno è Cosimo, che sale sull'albero e fin qui non ci piove, ma ha un coprotagonista, che è l'albero stesso, che è un elce, che si trova nel suo giardino. Perché ho detto utopistica? Perché comunque Cosimo sale sull'albero e non è, all'inizialmente per un capriccio, sale ma non scende più, ci vive. Rispetta l'albero, quindi vive quasi in simbiosi con esso e con la natura,
E questa è una, secondo me, una bellissima allegoria di una società sostenibile e rappresenta anche la testardaggine non solo del protagonista, ma anche della resistenza della natura alla scelleratezza dell'uomo, come abbiamo visto in immagini prima, l'albero a bordo strada o l'albero che si crede morto, che tutti credono morto, ma che continua a germogliare ogni volta. Vorrei concludere con due immagini prese a prestito dalla mitologia. Prima, per quanto riguarda la mitologia norrena, ho parlato di Yggdrasil, il frassino. Una delle prime cose che succede durante il Ragnarok, che è l'apocalisse per i popoli del nord, è lo sradicamento di quest'albero, cioè il sovvertimento dell'ordine naturale delle cose, dell'universo. Questo sovvertimento è iniziato già anche da molto tempo e purtroppo è stato l'uomo che gli ha dato inizio. I suoi nomi sono disboscamento, sfruttamento sregolato delle culture, il riscaldamento globale. Altra immagine ce la fornisce il poema virgiliano, l'Eneide. Infatti, quando Enea deve scendere agli inferi, per farlo, per non essere assalito dai morti che popolano questo regno, ha bisogno di un ramo di una particolare pianta. Virgilio non ci dice di quale specie sia questa pianta, ci dice solo che questo ramo si chiama ramo d'oro. Il ramo d'oro è il titolo che Fraser utilizza per la sua opera, una delle più importanti opere di antropologia del secolo scorso, in cui raccoglie tutti i riti del bacino, dei popoli del bacino del Mediterraneo. Questi riti sono riti della propiziazione e della rinascita e sono tutti riti legati ai culti della vegetazione. Proprio perché la vegetazione rappresenta un, possiamo dire, un ciclo perfetto di morte e di rinascita. Ecco, quindi, senza questo ramo, Enea non può uscire dagli inferi. Così anche l'uomo, anche noi abbiamo bisogno del nostro ramo d'oro, cioè dobbiamo rispettare la natura, perché senza rispetto non possiamo costruire una società sostenibile. E non possiamo uscire dall'inferno che noi stessi, che l'umanità stessa ha creato. Grazie.